Questo programma non piace alla direzione e probabilmente verrà cancellato dal palinsesto a fine puntata. Ti ricordi quell'IVC che ti avevo regalato ti eri comprato tarocco? L'ho ritrovato nel mio cassetto ieri, nel mio comodino. Sono passati solo 12 anni. Oh, però è ancora intatto, cioè manca. Sai che è un taroccone, quindi andava a batterie. Però te lo faccio arrivare. È una roba. Grazie, sì, Marco. Dopo 12 anni sarebbe molto carino. Fabio mi disse un giorno: mi fai una cortesia, tu che sei esperto, mi cambi il cinturino da 12 anni. Oh, l'ho trovato il cinturino, è in pelle vera, è bellissimo, vai. Però l'orologio sarà sbriciolato. No, adesso. No, l'orologio è perfetto. C'è ancora la tua craccia sulla cassa sotto. È bellissimo. 12 anni un pochino si sarà accumulata. Beh, comunque è lì bello, sereno. L'ho visto, ho detto non ci posso credere. Ecco dove era finito l'orologio. Io ho il serbatoio della tua MV Agusta. Ma dov'è? Dov'è? No, non ce l'hai. L'ho messo dentro il basilico. Posso chiedervi una cortesia? Tutta la roba che c'era nell'ufficio dello zoo, quando io ho abbandonato quel bellissimo luogo, voi mi avete detto: l'abbiamo accantonata in un posto. Dove cazzo è la mia roba? Allora, devi seguire questa mappa fatta con la pelle di pecora. Dopodiché sotto la X comincia a stare. Allora, ieri posso dirti un'altra. Arrivato Loris in ufficio, ha detto: guarda, nel mio ufficio c'era dietro un armadio questa enorme gigantografia di Marco intagliata nel metallo. Bellissima. Molto bella, Marco. Bellissima. Ti ricorderemo così. Ci manchi tanto, papà. Allora, Loris ha detto: cosa ne faccio? La volete appendere? Ha detto: no, buttala. Ma sei scemo? Loris, t'ammazzo la famiglia, te lo giuro. No, fammi finire la frase. No, buttala lì un attimo che ci pensiamo. La facciamo sentire. Però abbiamo detto a Loris che se vuole può metterla come magnete sulla macchina. Che schifo. Al posto di Padre Pio. No, un giorno io vi mancherò, e direte: no, porca puttana quanto siamo stati merda. Ma no, non accadrà mai questo. Puoi farti spedire a Miami tutta la roba? Ma fammela spedire, sapessi dove cazzo ero, lì in Italia ho detto: porca puttana, mi porto a casa un po' di robe. Ci sono dei beta delle puntate storiche di Bar Show, quando facevamo Bar Show. Ma non esistono più i lettori beta. Ma che cazzo dici? Certo, ce l'ho, io ho tenuto tutto. Io c'ho il videoregistratore, il VHS. Sì. Oh, avete visto lo studiolo che mi sono fatto in casa io? Il mio IVC, capito? IVC, è un museo la tua casa. Va bene. È un memorabilia. No, le scarpe mie le hai trovate? Le scarpe tue le ho trovate e mi stanno molto bene. Guarda, ce le ho oggi ai piedi. Guarda. Senti, non è che frugando trovi anche i 22 regali di compleanno più quello di matrimonio che mi hai fatto? Dai, quello di matrimonio è stato particolarmente bello. Ma te che cazzo vuoi? Ti ho sempre fatto regali, che cazzo vuoi? No, matrimonio non mi hai regalato un cazzo. Ma cosa no? Certo, allora, che ti ho regalato. L'unico che mi ha fatto regalo al matrimonio è stato Paolo Noi. Una lampada di design t'avevo fatto, non ti ricordi, ignorante. No. Ma cosa no? Forse l'ho barattata per della sabbia per il gatto. Non torniamo sempre su questo argomento dei regali, nonostante l'abbia aperto io, perché mi ricorderò sempre che ho visto a casa tua un regalo che feci a Marco. È quel giardino zen. Che lui ti ha regalato a te. Allora, quel giardino zen ha fatto tutto il giro di Milano. Ma perché, allora, scusa, quando un regalo è molto bello, uno fa? Dice: è talmente bello che non lo posso tenere. Era bellissimo. Sai che è girato più del COVID quello fare lì. Bellissimo. Ce lo siamo attaccato. No, il Guinness dei regali ce l'ha Mazzoli. La chitarra, lettore CD. Ma che cazzo vuoi? Era meraviglioso. Guarda, io se non la vuoi, ridammela. La riprendo io volentieri. Credo di averla spaccata sulla schiena di mio figlio, però. No, ma allora, chitarra elettrica da appendere, tigrata verde, finta lettore CD. E radio FM
M era bellissima. Io che non volevano l'autogrill. Allora io sono andato all'autogrill e ho detto ve la regalo. Mi ha detto no, guardi, la metta nella differenziata. Ma scusa, ma allora alla fine non c'era il famoso detto l'importante è il pensiero. Che no, cazzo vuoi? No, sì, ma là il pensiero sotto psicofarmaci. Ma vai a cagare che mi hai regalato delle ciabatte di merda per andare con te in moto d'acqua e me le hai prese rosa, pezzo di merda. Pensa che strozzi insieme al giubbotto salvagente che ti ho regalato. Ma chi te l'ha chiesto? Tutta la roba che ti ho regalato, faccia di merda, me la stai anche rifacciando. Aspetta, stronzo, ma hai regalato un giubbotto per andare in moto d'acqua che non è neanche autorizzato. Se io cado in mare, annego, figlio di puttana. Non giubbotto zen. No, non gli ho detto che c'era un punto morto. Guarda che non sono mica Biff Tannen, pezzo di merda. Scusa, quel monolocale che gli ho fatto io a New York sulla Quinta Strada. No, ma ragazzi, non c'è ieri, mai neanche andato. Ieri. Panico proprio nello Paura. Stadio. No, ma veramente panico. Allora, siccome la Lucilla mi ha detto, oh, mi puoi fare dei contenuti video lì di Miami, fai vedere un po' le cose, dico cazzo. Non è vero, questa roba te la sei inventata. L'ha scritto lei. Hai scritto a Lucilla. Ma vai a cagare, ti faccio guarda. Dei contenuti speciali, no, Ciccio, di Miami. No. Lucilla mi scrive, guarda, mi dice, aspetta, dove cazzo è? No, non lo trovo più. L'ho sognato. Aspetta, no, perché ti spiego la reazione. Lei è arrivata prendendo a calcio il cestino della spazzatura in ufficio dicendo anche i suoi merdosi filmati. No, ma no, me l'ha scritto lei. Lucilla ha preso a calcio il cestino e ha detto che cazzo me ne faccio di sta merda. Vabbè, esatto. Comunque non è vero, lei mi ha scritto sta roba, io ho detto va bene, ogni tanto le faccio un contenuto. Ieri prendo il mio dronino, quello piccolino, e decido di fare una dronata qua su super Wynwood. Un contenutino. Vabbè, ma non tutti hanno visto Wynwood, cioè bellissimo. Cioè, dall'alto. Sta arrivando Art Basel e quindi stanno facendo tutti i murales. No, che dall'alto, scemo. Dal basso volevo fare tutte le vie. Cioè, ho fatto un lavoro pazzesco. Non col telefonino in mano, con il micro drone. Ma vai a fanculo. Morale, parto col mio cazzo di drone, tutto contento. Il rumore è stato questo. E poi si è spento lo schermo del telefono con scritto no connection. Ho detto no di nuovo. È la seconda volta che mi succede. Ne so qualcosa. Ne sa qualcosa Palmieri, c'è il suo che sta ancora volando su Miami. No, ti caghi sotto, veramente ti caghi sotto tanto. No, però devo dire che grazie alla tecnologia è tornato a casa dopo 5 minuti di panico totale. Tra l'altro con Uber con una borsetta è tornato a casa da solo. Due sacchetti di ho Max fatto era 5 era minuti di ero così. No, dai, no, non è vero, no. Ma era appena partito il tuo? No, da un pochino, insomma. Ah, quindi aveva anche l'allarme della fine batteria. Sì, aveva la batteria peggio. Bassa, ho detto ciao, è finita. Ciao. Invece è tornato a casa, grazie drone. Grazie cosa, grazie. Non è che lungo il cammino hai incontrato anche quello di Palmieri di quando siamo venuti 3 anni fa, no? Perché lì c'è, perché tu, Palmieri non ha il drone. Allora, Palmieri ha l'Enterprise. Sì, sì. Lui fa le cose sul serio. Quindi ci ha messo... intorno all'ora e un quarto per prepararlo sul tetto, tutto. Sì. Dopo dice, perché ci mette un sacco con la cabina di pilotaggio. Dice Fabiazzi, fai il video, mi raccomando, in orizzontale, fai il video che spacchiamo col video del mio drone. Mi raccomando, quando lo faccio volare, non ti perdere la mia faccia concentrata. Ci mancherebbe, Piper. Sai che io poi sono partecipativo. Oh, ma la delusione. Ma basta, non è più tornato il tuo, no, Pippo. Basta, secondo me sta sorvolando le Bahamas. Si è fatto una vita. Silenzio, che magari è caduto in faccia a qualcuno. Ma io non ho capito una roba. Allora, c'è lo storpio pelato Wender che ha perso un hard disk con dentro tutto il delirio di questo programma. Potrebbero arrestarci l'istante in cui lo aprono. Cioè, questo perde il drone sicuramente con dei filmati di buchi del culo dentro. Ma cosa c'è? Buchi del culo dronati, però sì, dall'altissimo proprio. Lui fa le zumbate dall'alto degli anni sardi. Aspetta, Marco, questa te la sei persa. Visto che stiamo parlando di riprese dall'alto, sai che ci stiamo attrezzando per fare le riprese con le attrezzature video della radio, certo. No? Sì. Che così è, per andare in televisione non usiamo più le webcam. Sì, sto facendo le prove adesso io con Skype. Allora le stai vedendo? Sì, le vedo. Perché le vedo. Allora tutti siete frontali. Io e Fabio siamo ripresi dalla Madonnina del Duomo. Noi siamo delle teste. Vabbè, è una prova, dai. È la basket cam, quella per se stessimo giocando a pallacanestro, come potremmo venire? Molto bella. Oh, ma avete delle nuche meravigliose comunque. Quello che stavo pensando è di farci la chierica tipo Frati e approfittarne per vendere delle noci. Aspetta, alza il microfono. È la calvizia, Cam. Meno male che hanno i capelli. L'hanno fatta per vedere i risultati di battaglia man mano. Cazzo, la facchinetti, Cam, questo, capito? E per i cacchi. E per la gomma.
per vedere se è incollata bene. La bucata, bellissima. Non sta male. Oddio mio. Oddio, sto male. E la telecamera dedicata dei capelli dei fanchini. E la ragazzi cam. Meravigliosa, cazzo. Aiuto, sto male. La fanchini cam, sto male, hai la pancia. No, l'altro giorno mi ha fatto una story rispondendo a un suo fan. Cosa ne pensi della parodia di questa barba e sti capelli finti? È una roba. Sembra i Bart, cazzo. Sei quei pupazzi. Sì, un troll. Sai il film sui troll, i cartoni? Ma poi gliel'hanno attaccata troppo in alto. C'ha no, una... ma scusa, allora Facchinetti ancora lo capisco, perché lui vuole essere un po' Sandy Marton. Ma è bene, lo posso capire. Vabbè. Sandy Marton che è precipitato da una zattera. Ma quello che non capisco è Battaglia, che si è fatto l'unghia in testa. Si è fatto un'unghia da luce di capelli. Sai quelli che gli mettono la piastra di metallo? Stai attento. No, vabbè, glielo dico anche io. Ma io tra l'altro, io gli ho chiesto anche informazioni e gli ho detto, cazzo, quasi quasi la faccio anch'io. Però... Ma si è fatto un cofano. Un attimo. Perché ha fatto il cofano? Ci vuole tempo. Cioè, sotto al vano motore. Sì, però con Facchinetti abbiamo la confidenza con Daniele. Infatti, abbiamo ricomposto la sopravvivenza, perché non è neanche. Cioè, sai, non gli siamo simpatici. Io ho visto Battaglia rompersi i coglioni per 7 edizioni di Colorado consecutive, ragazzi. È come si è rotto i coglioni lui, poveraccio, e io allora, lì a compatirlo. Abbi pietà. Amici. Parlando invece di serie televisive di grande successo, sta per arrivare la seconda stagione di Squid Game, perché ormai lo chiamo Squid Game. Più che Squirt Game sta diventando Stupid Game. Perché il problema è che non devono svelare i loro nomi, altrimenti cade tutto il meccanismo. Sono andati al risparmio. Purtroppo la nostra serie è un po' come il nostro programma in televisione, fatto con lo scotch e la carta. Si arranca. Però scotch e carta rosa, c'ho un computer, ragazzi. Come mai hai il computer rosa? Ancora questa storia. Lui non c'era quando siamo divertiti. Allora si è rotto quello, cioè io ho aggiornato involontariamente il computer della diretta, e quindi quello del 2013, esatto, e quindi Erasmo è corso a comprarlo e l'unico disponibile era rosa. È volato. Sì, volato. C'è i Peppa Pig adesso. C'ho Peppa Pig, sì. C'è il maialino. Però funziona bene, non ha più problemi. Aspetta che mi tocco i coglioni. In questo momento sta andando bene. Sta andando bene perché è del 2021. Ho capito. Con un software del 2021. Che palle che siete, mamma mia. Sentite, ma avete letto sta notizia? A me ha sconvolto, mia moglie stamattina ha iniziato, sai che mia moglie è Mrs. Complottismo. Le pubblicità ce le inoculeranno quando dormiremo. Allora, le multinazionali stanno studiando la tecnica del Targeted Dream Incubation per introdurre spot pubblicitari anche durante il sonno. Cioè, già ci rompono i coglioni sulle app, già ci rompono i coglioni sullo streaming. Adesso addirittura mentre dormi praticamente ti mandano attraverso questo sistema dei messaggi mirati durante il sonno. Cioè, ma te li mandano da dove? No, non lo so, è un sistema. Allora, aspetta, praticamente è un autentico hackeraggio della psiche ai fini commerciali. Il primo esperimento è stato fatto durante il Super Bowl, dicono, dove la società di bevande Molson Coors, che credo che siano quelli che fanno anche la birra, ha cercato di inserire immagini della birra Coors condite da visioni rilassanti nelle menti dei sognatori. Vabbè, l'immagine subliminale è presente nel cinema dagli anni '80. Sì, anche prima. Ah, Scarcella, se non sbaglio, aveva fatto il corso da ascoltare in cuffia mentre dormivi per diventare un un influencer, sembra. Ma attenzione, il corso di inglese da ascoltare in cuffia non ha mai funzionato. È un'altra cagata insieme al corso di chitarra di Red Ron. Era un'altra cagata che c'era negli anni 80, dove diventavi le cuffie e ti svegliavi la mattina in inglese, cioè una roba impressionante. Comunque qua dicono che è la nuova frontiera della pubblicità ed è basata sul condizionamento onirico del potenziale cliente attraverso suggestioni pensate ad hoc. Cioè sembra fantascienza, ma è così. È ipnosi del subinconscio alla fine. Non so come cazzo faranno. Ti mettono 10 birre nel letto, prima o poi le vedi. Questo ti sì. Ti fanno dormire in una vasca di schiuma. Di birra. E lì forse ti viene voglia di berla, non lo so. Mettono il mio amico Fonzio con la Ceres in mano seduto fianco a mia moglie stamattina ha iniziato a dirmi. Gli zombie. È tutta notte che sogno gli zombie. Io te lo dico, dobbiamo andare a vivere in campagna, sulla montagna. Ma questo prima di farsi il pane coi feti abortivi.
partiti o gli zombie? Senti, vai a comprare i fucili perché non bastano le pistole, ho detto. Ma chi sta frequentando tua moglie? Nessuno, nessuno. Guarda Sky TG24 tutto il giorno, l'hanno rincoglionita. Ma chi la guarda Sky TG24? Ma senti, non è che la mattina ti sveglia con una penna blu e ti spara flash, no? Non lo so. Cioè pretendendo di farti dimenticare. Ma la faccia stamattina tutta spettinata. I zombie. I zombie, io vabbè amore, ciao, vado. Ciao. È una scusa secondo me per fare incetta di carta igienica. No, però tutti i film si sono avverati, se si dovesse avverare anche Io sono leggenda, che ovviamente sarà il protagonista. Io sono morto nel mio cazzo, e Zac che sopravviviamo, normale, giriamo con le Ferrari. Che poi non ho capito, scusa, ma fuori la gente stava bene. Non lo so, no, tutto il mondo poi era andato. No, fuori da New York è tutto a posto. Ma va, se no con un elicottero non andavano a prendere, scusa. No, lui ha mandato via tutti, hanno abbattuto il ponte e lui è rimasto sull'isola per portare avanti l'esperimento che lui e fuori era la birra, robe. Tranquillo, io sono leggenda, io sono uno stronzo, sono un coglione, doveva chiamarsi, scusa. Allora, comunque, a proposito di tutto chiuso, non è detto che succeda, però no, stamattina stamattina la Puccione è andata in panico totale. Alisei ha detto c'è la probabilità. In panico, no, non è neanche la possibilità, però va bene, facciamola. In che senso? Scusa. Che non chiuderanno. Speriamo in Dio. L'articolo è questo, che a seguito dell'incertezza di questi ultimi giorni, qualcuno, ma in realtà molto pochi, hanno ritirato le prenotazioni negli alberghi, soprattutto in Alto Adige, sai, dove facevano i Covid party. Sì, gente chiaramente nell'incertezza dice no, che ci inchiudono in casa anche quest'anno, non prenoto più oppure non conto. Ok, però sono delle presunzioni, cioè, questa è la notizia reale, quella che facciamo nella zecca è la notizia modificata. Perché la Puccioni è una sciatrice, io l'ho vista sciare anche a Miami, l'ho vista sciare in bicicletta tra l'altro. Io ho già comprato le attrezzature per lo sci da fondo. Ma ascolta, allora qua a Miami si scia tutto l'anno, lo sai, col naso. Sì, fanno sono certe volte sulle piste, lì sono piccole però c'hanno certe sciate proprio. Sì. Comunque il mio maestro era boliviano. Puccioni, non volevo infierire sulla tua biciclettina di merda, ma godo come un bastardo. L'ho portata a riparare. Ma no, ma sì, lasciala andare, è morta, lasciala andare, è morta. Adesso chiamo Cappato, la faccio uccidere. Mi ha aspettato, io l'avevo abbandonata a un palo, l'ho ritrovata lì dopo due giorni, quindi l'ho portata. Ma non la vuole nessuno, neanche il dio delle biciclette la vuole più, lasciala andare, è morta. Appunto, pronto, Ennio? Ciao Ennio, siamo Cristian e Marco. Siamo sei ancora te, ma sei pronto? Ma che cosa continua? Ma sei ubriaco ancora, te sei bastardo. Vai, allora balla insieme a noi. Bastardo! Ma ci paghi se veniamo? Ora dalle palle inverte, mi sono rotto anche il tubo, porco! Ascoltami, ma stai sparando la merda? Ma sì, mi sono rotto il tubo, il tubo mi sono rotto, porco! Olè, ma che cosa parla? Allora Ennio, concentrati bene perché adesso balliamo tutti insieme. Sei pronto? Vai! Calo fermo, bastardo! Fai la danza del tubo, Ennio! Fai che tubo! Perde la merda! Perde la merda! Sì, non la merda! Non riesco più a lavorare! E allora vola insieme a noi! Allora devi fare con noi. Oh, sei pronto? Tua madre, oh, tua madre, me li devi lasciare stare. Vuoi porco? Allora, ma perché c'è come mangiare? Ma sei già parlato il mio numero, che continua a chiamare il mio numero, bastardo. Dai Ennio, per favore, cioè dacci qualcosa, perché siamo a casa senza lavoro, dobbiamo anche noi fatturare qualcosa, perché sennò ma che cosa ti devo dare? Dai, veniamo lì, ti aiutiamo a spalare anche un po', se ci dai, non lo so, qui 10-15 euro per poterci permettere un menù da McDonald's. Ma di quella vez ti do due calci delle palle, se vieni qua. Sai farlo il cheeseburger? Ma che ridi, boomer? Quando sei mariano, vai! Quando sei mariano, dolore, vai! Sei
Fai in galera, vi dovete mettere, bastardi! Va bene, Ennio, allora senti, facciamo una cosa. Vai, alza la palla! Perché cazzo, io sono fermo nella merda, dai, sventola la palla al cielo, vai il trenino con le mucche, vai! Sto andando dal meccanico. Ma non ce lo fai il trenino con le mucche. Scivolone per uno ogni tanto ci sta. Francesco era bello. Allora, uno scrive: mi si è materializzata nella mente la scena di Mazzoli che va da Stefania, sua moglie, le dice: amore, ho comprato all'asta un vecchio rincoglionito, il faraone, da condividere con Wender. Sto ridendo da solo come un coglione, sarà grave, sì. Sì, è grave. Sei nel tunnel. Qualcun altro invece adora definirmi: ah, Mazzoli mi fa pena, poverino, è un complottista. Perché? Ma allora, io sono orgoglioso di essere complottista, perché in realtà avete demonizzato questa parola. In realtà i complottisti hanno un'esponenziale immaginazione, hanno creatività e fantasia, tutti elementi necessari per fare un programma come questo. Altrimenti mi chiamavo Barticolucci, capito? Sono tornato, ti saluto. Che spavento, pensavo fossi andato in Rai. Sono tornato. Non prendere mai il raffreddore, è una brutta malattia. Cioè, Steve Jobs era un complottista? No, era uno che è un visionario che vedeva le cose in maniera diversa. All'inizio tutti dicevano: un coglione. Poi, vabbè, poverino, è venuto a mancare, ma è un genio, ha cambiato il mondo. Io adesso non sono un genio, non cambio il mondo. Però chi pensa in maniera diversa, trasversale, guarda le cose da un'altra prospettiva. Come i terrapiattisti. Quelle sono cazzate. No, sbagli. Terrapiattista ha il suo nome, terrapiattista. Usiamo un nome per ogni cosa. È una persona che pensa a un complotto mondiale per farci credere che la Terra non sia piatta. Che poi non serve a niente, anche se fosse piatta, cosa cambia? Questo è il punto. È una teoria che non sta in piedi. È piatta, quindi cosa cambia? Elon Musk è un altro che aveva una visione. Tutti: ma dove vuoi andare con le macchine di merda? L'uomo più ricco del mondo. Bezos era chiuso, pelato, merdoso, nel suo ufficino con scritto Amazon. Gli è rimasto. Aranzulla. Un conto è: il complottista è quello che vede il marcio dappertutto. Io vedo le cose in maniera diversa. Sai che vedo il marcio? Vedo le robe in maniera diversa. Non è ma marcio. Tu non sei complottista. Io mi diverto a definirmi tale, perché adesso va di moda sta parola. Vabbè, allora, già che avete aperto il vaso di Pandora, confessare, io sento parlare le ragoste. Beh, guarda, che la moglie del nostro ex presidente era convinta che le focacce parlassero. A me una volta andava anche in giro con delle corna da maggiolino sulla testa e le ali da farfalla regalando cioccolatini. Ma scusa, ma il mondo è bello perché è vario. Ieri c'era un pazzo con un cartello con scritto non so che cosa: Gesù vi guarda, ed era lì che lo girava in mezzo alla strada, urlava, fermava le macchine, rideva, era felice. Ma scusa, alla fine cos'è importante? Essere felici, no? Stare bene con se stessi. Io vedo dei barboni a volte che sono lì che se la ridono con il loro bicchiere di whisky. Si vengono anche a citofonare. Si chiama lucida follia. Ma va bene, ma scusa, finché non faccio del male a te che cazzo te ne frega? Ognuno deve vivere la propria vita come meglio crede. L'importante è non fare del male agli altri. Per il resto, poi ognuno deve avere la libertà di pensare quel cazzo che vuole. Se a te piace fare la bicicletta. Uno mi ha scritto: dovresti vergognarti, Mazzoli, la Puccioni ha fatto un bel gesto, non è una consumista. Dico: oh, madonna mia, era una battuta sulla bicicletta. Però già che hai aperto l'argomento, allora a parte, scusa concludo. Allora, la bicicletta della Puccioni è inquinante perché perde ruggine da tutte le parti, ragazzi. Tu stai inquinando il pianeta con metti uranio. Letizia, facciamo una distinzione. Allora, noi siamo comunque per la conservazione delle cose. Giusto. Nei ma
musei. Ma siamo anche un branco di sacchi di merda che odiano le cose altrui nostre. Quindi per noi la tua bicicletta è merda a prescindere. Quindi noi odiamo la tua bicicletta per il partito. Ma tra l'altro non è che lo odiamo nel complesso, odiamo anche ogni singola parte. Il manubrio, odiamo i pedali. Se io penso che tu la parcheggi in strada e pensare cosa fanno su quella sella prima che tu la usi. E cosa ci faccio io? Non ci hai mai riflettuto su sta cosa? Ma sai quanta gente si abbassa i pantaloni e si struscia le palle sudate sulla tua sella? Io ho visto persone mettere la cacca sulle maniglie delle macchine, figurati sulla sella di una. Pensa se io un giorno dovessi passare sotto la radio e vedere la tua bici legata lì, quante manubrate mi do nell'ano. Comunque io. Luoghi comuni proprio, eh. Sì, sì, una volta un americano mi fa: ma in Italia avete l'acqua corrente? No, dico no. Noi, andiamo al noi, noi le Ferrari le facciamo con la Creta, eh. Poi le spediamo qua e poi voi le costruite. Certo. Ah, perché la Ferrari italiana? No, ma va, la fanno a Chicago. Ma cosa dici? Ovvio, ma tu che cazzo frequenti? Gente, vabbè, era un coglione, fare. Ma ci sono tanti coglioni anche in Italia. Ma chi era, Jim o Bob? Tutte e due. La senti l'energia? La senti la vibrazione? No, non c'è campo. Ti piace la mia chitarra? No, la password del wifi. Scusate, questo locale è aperto o chiuso? Non c'è nessuno? No, purtroppo è chiuso. Purtroppo è chiuso. Sta facendo training. Ah, io ho pagato l'ingresso. Ah, ma tu sei la ballerina, la fighetta che dovrebbe fare lap dance? Sei tu? Hai steso poco. No, guarda, io sono un uomo. Bella ragazza, complimenti. Senti, allora, il tutù rosa è nel camerino. Se vai a indossarlo, per favore, dai, vai a lavorare, stronza, dai, veloce anche. Sono che non si tratta così la gente che lavora. 30 euro al giorno, non rompere i coglioni, vai a vestire. Ho pagato l'ingresso, io sono. Dai, su, veloce, vai a ballare. Dai. Non ho letto la mini scrittina sulla porta dell'ingresso. Quando lei entra da cliente diventa lavoratore. Dai, bella fighetta, su, vada a vestirsi da zoccola e vada a ballare. Forza, che dai. Discoteca è? Sono il notaio del DJ. Ma perché avete spento la musica? Perché? La surrealità. Bella la surrealtà. Un ascoltatore ha scritto che c'era un sondaggio per cui una certa percentuale molto alta di americani credevano che il latte al cioccolato lo facessero le mucche bianche e nere. Sì, uno su quattro. Tipo. Allora, gli americani sono un problema per il mondo. Io non so più come spiegarvelo. Allora, più la gente è ignorante, più la gente è pecora e più certe persone hanno il controllo del mondo. Gli americani sono l'esempio lampante. Mamma, che bestie. Allora, sì, bestie totali. Lascia stare le coste, le grandi città che sono abitate da europei, persone che magari hanno anche della cultura. Ma se vai nel Centro America, i forgiacose non sono una roba inventata da noi. Sono così veramente. Cioè, per loro uno un po' abbronzato già gli dà fastidio. Cioè, poi dipende da stato a stato. Sono come i vicentini, però in uno spazio più grande. È che questo meccanismo ha funzionato fino a qualche tempo fa, poi è arrivato Biden e purtroppo, ragazzi, lo scorreggione ormai non proprio. Biden. Ma sai che è andato a farsi la colonscopia e per 30 minuti l'hanno dovuto addormentare? Lui ha passato i poteri alla balorda. Come questa... la balorda? No, a Kamala Harris. Ma lei ha dichiarato guerra a tutti. Sì, sì, al mondo. Sai che lei è, secondo me, più guerrafondaia di chiunque altro al mondo, sì. Cioè non vede l'ora. Come, te la ricordi l'altra? Com'è che si chiama? Condoleezza Rice, te la ricordi? Sì. Che tutti temevano l'altra, come si chiama quella che sta... dell'Alaska, sì, me la ricordo. No, quella che sta sul cazzo a tutti, la Puzzoni lì, come si chiama? La Cuccarini, no, Leticia Puccioni. No, la Pelosa lì, Peluso lì, come si chiama? Antonella Peluso. Ah, Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, esatto. Che tutti temono lei, no? Perché lei sembrava proprio... No, ma io la Palin dicevo, te la ricordi Sara Palin? Micchia, un'altra guerra. Un altro palo in culo, infatti, la chiamavano. Se non mi ricordo male. Figa, ma ho trovato, mi hanno girato praticamente. C'è un sito che è fatto tipo, sai, Best Buy? Cioè, su Amazon c'è proprio il negozio e trovi tutti gli articoli per mandare a fa'culo Biden. Ma gli adesivi da mettere sulla macchina, Fuck Joe Biden si chiamano, FJB. Che belli che sono gli americani. Ma qua puoi farlo. Però mi preoccupa il fatto che un solo uomo abbia così tanto potere, tanto doverlo lasciare. Ma non ce l'ha lui. Lui è un pupazzino. No, è sto paio di cazzi, però. Ma... cioè, se lui la mattina si sveglia e dice dichiariamo guerra, dichiarano guerra. Allora, non se lo ricorda. Sotto quel punto di vista, sì, però ogni stato ha un governatore e ogni governatore ha pieni poteri nel suo poi stato. Poi c'è anche il congresso, ragazzi. Cioè, lui è vero, sì, è una repubblica presidenziale, però non è che fa i cazzi suoi. C'è anche un congresso che certe cose le deve vagliare e autorizzare. Sì, però, tipo, adesso c'è sta faida mega tra il governatore della Florida e Biden, proprio. Ma una guerra! No, scorreggia l'altro Ruto. No, ma ho visto una roba, sai quei cortocircuiti del sistema
americano che si chiama Voting Rights Act. Un culo, credo. No, in pratica loro avevano fatto nel 67 avevano fatto questo meccanismo di voto per cui non si potevano escludere le minoranze, cioè non potevi non mandare una persona a votare su base etnica. Certo, ed era stato esteso a tutti gli stati. Sì. Siccome poi il razzismo endemico è andato scendendo negli anni, non c'era più il presupposto e quindi la Corte Costituzionale ha tolto la legge. Sì. Però adesso cosa succede? Che gli stati dicono: "Ah sì, ha tolto la legge, bene, i messicani non possono votare". E quindi adesso bisogna rifare un'altra legge, Madonna, solo che due deputati democratici non votano a favore. Ma Biden, quindi adesso Biden non sta neanche bene a livello di salute, nel senso che allora, un pessimo parrucchiere. Sì, sì, beh, scusa, e Boris Johnson vogliamo che si è dimenticato, no. Ha perso i fogli del discorso, ha parlato di Peppa Pig. Dai, numero uno. No, ma scusa, non so se l'avete visto, guardate, cercate il video, è ovunque. Cioè lui che si presenta con sti fogli tutto spettinato, perde i fogli, perde il discorso, inizia a parlare di Peppa Pig. Ma chi siamo in mano? Ma guarda, io ma quella roba di Biden poi mano? È una roba che mi fa riflettere, perché gli americani, se dovessi fare un'analogia, è come dico: dai, facciamoci un viaggio importante, mettiamoci su un 127 l'84 non revisionato. Esatto. Cioè, è la stessa cosa di scegliere io un su una DeLorean comprata, che ne so, nel Wisconsin. Su eBay senza un tagliando. Cioè, è la stessa cosa di mettere a gestire un paese così forte, comunque, un 87enne. Guarda che veramente, se tu fai un bilancio più o meno dei primi ministri o comunque dei presidenti del Consiglio a livello mondiale, sono quasi tutti un branco di stronzi. Sì, sì, sì. Cioè, sì, se ne salvano veramente pochi. Pochi, cioè, non dico di persone illuminate, di persone normali. Normali. Cioè, Lukashenko, un pazzo assassino, mangia cuori. Putin può piacere o non piacere, perché ovviamente ha le ma sue... è un dittatore. È un dittatore, però almeno è una persona, sembra quasi una persona seria, e poi dopo purtroppo i suoi... Sì, i poi spara al Polonio, alla gente in giro. In effetti, se ci pensi, dai, un presidente... A me, guarda, l'ultima è stata la Merkel, che comunque... A me quello che mi preoccupa di più è Xiao Miao, quello... Chi è Xiao Miao? Ma no, Xiaomi, che fa i telefoni e i motorini. Chi è Xiao Miao? Xiao Miao è quello... Xing Pao? No, Xing Ping. Ma no, Xing Ping, quello della Cina. Ah, cinese, il pazzo che spara i missili. Xiao Miao, Non si chiama Xiao Miao. Detto Johnny. Ma no. Anzi, scusa, come si traduce in italiano Xi Ping lì? Volevo chiedere. Jinping. Perché sai che loro traducono il nome, cioè, tipo Xi, magari, e Paolo. Io che cazzo adesso sono in America, non so. Chiedo agli ascoltatori. Ah, ecco, perché. No, non è così la traduzione, scelgono loro un nome italiano. Allora, sì, voglio sapere che cosa sia. No, Giuseppe. Ha ragione Paolo, quando vengono a vivere in Italia si scelgono un nome italiano. Giovanni, Carlo. Sì, è Gianluca. Ma no. Allora, amici cinesi. Che poi posso dirvi una cosa? Guarda che i figli dei figli di migranti orientali che vivono in Italia, che noi ci immaginiamo come quelli che si devono integrare, in realtà sono italianissimi. Ma ragazzi, no? Rosy Chin, mia sorella cinese, è più milanese di me. Uè, sì, figa, allora. Alcuni però sono... Ma infatti Chin vuol dire brambilla in cinese. Sono costretti da magari altri membri della famiglia che hanno delle attività fortemente improntate sul modello cinese, tipo la ristorazione di un certo o tipo, i parrucchieri, a doversi comportare in un certo modo. A me è capitato una volta in Paolo Sarpi di entrare in un ristorante cinese fuori dall'orario della ristorazione per chiedere un'informazione. C'era Gino Paoli a manetta e questo gridava: Claudio, dove minchia le messe le forchette? Scusa, ma anni fa c'erano i ragazzi, gli studenti che venivano in Italia, quelli che arrivavano dall'Africa, che parlavano italiano perfetto con l'accento o napoletano. Ma no, quelli erano calabresi, Marco, forse parlavano italiano. No. Sì, ma la cosa sconcertante è che la cinese si è girata poi, che mi ha visto che sono entrato. Scusa, ho sentito ovvio che parlavi. Senti, abbiamo una stronza in linea che aspetta da tempo, quindi facciamola giocare al famosissimo Vinci che hai vinto. Mettiti a sedere, inizia il gioco dei giochi. Stronzate, a noi ci piace così. Vinci che hai vinto, segui il tuo istinto. Vinci che hai vinto, il gioco è bello spinto. Vinci che hai vinto, segui il tuo istinto. Vinci che hai vinto, il gioco è bello spinto.
Allora, abbiamo in linea Tania D'Ancona. Ciao tesoro, ciao. Come stai? Tutto bene, grazie. Ciao, sì. Tania. Che bella voce, che bella voce sensuale, grazie, che hai. Ma va, la stronza. Posso farti una domanda, Tania? Tu sei stata Miss Italia? No. Magari, no? C'era una piccolissima probabilità. Allora, però una c'è. Dai, non ascoltarli, Tania. Descriviti un attimo, dai. Dai. Paolo, Paolo, non fare il porco, allora, per favore. Dai Tania, dai. Allora, beh, io ho i capelli rossi. Guardi, ferma. Io ho un debole. Potresti essere anche un bidone di 699 su 100. E io ti amerei lo stesso. Ma è il capello rosso, manda i pazzi. Dai. Infatti, tu Ed Sheeran te lo bomberesti. Sì, i capelli. Sì, noi vogliamo capire anche il resto. Allora, com'è il resto? Allora, rossa, già hai vinto. Poi. Sei immondizia. Ok, già ho vinto, quindi direi che va bene. Quanto quindi... sei alta? Quanto sei alta? 1,65. Quanto sei? Quanto pesi? Ciume. Quanto pesi circa? Non si chiede a una signora. Ma quella è l'età, su, Tania. Quella è l'età. Anche infatti. Il peso non allora, si chiede. Allora te la dico io. Senti, vai nei vestiti per persone come noi o cos'è? Cosa vuol dire per persone? Ti faccio come un esempio. Noi? Come stai con un copridivano addosso? Cioè giusto? Cioè, giusto? I plaid. Un po' larghino. Aspetta, un po' larghino. Il plaid sul divano ne hai due o uno? Vabbè, so, uno? Facciamo così, Tania. Facciamo così. Sei formosa o no? Ecco. Non sono uno stecco, ma non sono neanche cicciotta. Insomma, okay. Senti, vabbè, ma guarda che non c'è niente. Allora, essere cicciotti non c'è niente di male. Te lo dice Alisei che lo è diventato negli ultimi mesi. Aspetta, Marco, giriamoci intorno. Quando ti avvicini ai pincher, hanno paura di essere divorati. Basta. Pincher. Cioè, quando vedi il cervo, gli dici saltami in bocca. No. Quando vai sul letto, quando vai sul letto di un fiume e apri la bocca, i salmoni scappano. Nel senso, vai in giro sempre con un chilo di polenta perché non si sa mai cosa puoi trovare lungo. Dai, dai, facciamola giocare che è simpaticissima e secondo me è molto figa ed è per questo che io amo la fantasia. Bisogna, la radio è fantasia, immaginazione, immaginiamo la fica. Andiamo, vai, vai. Attenzione perché giochiamo allo squiz. Sai come funziona? Il pseudo conduttore, il ragazzo molto magro, il più bello diciamo della cumpa, adesso ti farà delle domande, avrai delle risposte, dovrai scegliere tra A, B o C, ok? Vai Adone, chiamami pure Dusty. Chiamalo Dusty. Ma devo rispondere solo A, B o C, giusto? Parlo io! Tu rispondi A, B e C tutte insieme, così sicuramente non sbagli, ok? Sai cos'è che mi mette l'ansia? Zitto, vai, lavoro per cazzo, vai, su, dai. Dai, che rotti i coglioni, dai. Le altre due donne che sono in studio che ci guardano in questo momento. Sto parlando con Fabio. Ha ragione, ma non frega un adesso ti chiudo la telecamera, ti tolgo. Io ti chiudo la Claire, non ti faccio più prendere. Io ti chiudo la vita, te lo giuro con uno sputo. Io ti chiudo un orecchio. Oh, guarda, non ci sei più. Oh, tutta la vita in mono. Oh, guarda, non ci sei più, non ci sei più, non ci sei più. Ti do fastidio alla diretta. Dai, stronzo, va. Attenzione, cara amica Tania. Amica, insomma. Sei zitto. Ma su di me, non capito. Come morì Giulio Cesare, famoso Lady di Marzo, famosissimo. Ah, preso a vangate nei coglioni dai nani imperiali. No, temibili in quell'epoca. Non c'era di violenza. Ma non c'era l'impero. B, avvelenato con un concentrato di succo di cazzi letali. Perché ci sono i cazzi letali, non lo so. Beh, all'epoca c'erano. Cazzi letali. Adesso non sono estinti. Incinti nel veleno, non lo so. C, soffocato col pene magico dell'asino sacro Cazzimma. Io sono un forte conoscitore della mitologia. Io dico B. No, non hai detto la parola magica. No. Sei proprio stronza. Mannaggia. Già a te. www.blablabla.it. Se non lo dici. Mannaggia. Ma porca di una puttana, eppure sei rossa. Dovresti essere più intelligente. Ma ti puoi rifare. Dai, i numeri sono dalla tua, Tania Miss Italia. Ti odiamo. Ma quindi devo rispondere a POC e blablabla.it. No, prima blablabla.it. Poi devi dopo fare il master. E dopo? Mamma mia. Io l'amo. Scopri comunque se sei giusto. Ti prego, dimmi che non hai diritto di voto tu, giusto? No, non puoi. Quando no, ti non ce l'ho. Ok, perfetto. Il
buon Gesù proviamo. Non viene questo Natale. Proviamo. Ragazzi, comunque stiamo sprecando l'arguzia di Tania. Attenzione. Sì, perché sì, questo è assicurato. Andiamo avanti. Sì. Quali figure sono fondamentali per la composizione di un corretto presepe? Ah, facile. Sei stare attenti. Il borseggiatore dietro i magi. No. Cioè, sempre è tipico. Cioè, B, il runner. Avete detto rango. C, la consegna di globo kosher per Giuseppe. Cioè, sì. Che non sa che è cosito all'al da una parte e kosher dall'altra. Vediamo se Giuseppe è girato. Ma qui la sbaglio di nuovo. No, dai, fa. No, no, no. E dico. No, vabbè. Può essere vero tutto questo. Tania, Tania, non lo so. Tania, questo è il nostro momento delle marchette, ce lo stai rovinando. Per Tania, allora, adesso ascolta solo me un secondo, voi zitti. Ok. A www.fumagazzi.it, quella puttana da sorata. Oppure puoi dire enotecazoo.com, oppure puoi dire mistermarchetta.it. Cioè, ne hai mille a disposizione. Rompiamo il cazzo tutto il giorno con queste marchettine, capito? Liquidi noi. Ok, torniamo in onda, attenzione, credo che Tania sia pronta. Benissimo. Sì. Allora, perfetto, farà okay, 2000 sono pronta, euro. Penso di aver capito. Ok, okay. Perfetto. Lo facciamo solo da 14 anni, Tania. Sì. Ma io non riesco a ascoltarvi tutti i giorni. Zitta, bastarda, zitta. Da dove è origine la figura di Babbo Natale? Questa è di una facilità, cultura pop. Disarmante. Ah, un vecchio pede di Bolzano che ha capito il trucco per svangarla se arrivano in casa. No, no. Okay. Anche di Bolzano. Beh, montagna, barra. Ma non credo. B, un vecchio pastore errante che scambiava giocattoli per favori sessuali con le mamme in carestia. No. Cioè, dai, tu fai un favore a me e io faccio. Però sai che c'è un po' di vero in questa. Sì, sì. C, un ladro barbuto che usava cacare nei camini dopo i furti. Sì. Aia. Lo sfraghis. Allora, vediamo se Tania. Azienda. Vediamo se Tania ha capito. Attenzione. Ok, allora B. Fumagazzi.it. Vabbè, più o meno, dai. Ci ha provato. L'ordine è inverso, Tania. Prima la marchetta, poi la risposta. Dobbiamo fare una masterclass per le marchette. Sì. Cioè, dai, di la verità, non sei vera, dai, è una finzione questo, dai. No, perché? Dici una cosa, Tania, le batterie sono incluse nella tua confezione? Basta. No, assolutamente no. Però, Tania, potresti rifarti con l'ultima domanda. Attenzione. Ok, questa la so, sicuro. Perfetto. Ricordati prima la marchetta e dopo la risposta. È facilissimo. Se la sbagli c'è Norimberga per te, eh? Attenzione. Okay. Quale di questi doni è tra i più ambiti di sempre durante le feste di Natale? La classifica dei doni redatta dal signor Doni. Famoso. Il signor Doni. Franco Doni, che è anche parente di Marco. Sì, che salutiamo. Ah, la macchina massaggio emorroidi per camion. Effettivamente. Tipo mini idromassaggio da sedile. È un problema comune. Il flauto che sembra un cane che allunga la lingua mentre si suona. Così anche un po' strano. Perché si suona dal culo. Non lo facevo così popolare. Il libro coi trucchi per trasformare un legnetto in un amico di infanzia verosimile. A me lo dici, guarda. Tania. Guarda, c'è Giovanni, okay. Te lo ricordi? Allora, www.fumagazzi.com. No, è it! Cristo! Come il pagliaccio! È it! Aspetta, scusa, però correggetemi se sbaglio. Abbiamo raggiunto il record di 4 risposte sbagliate. Bravissimo, quindi hai vinto! È il paradosso di Simpson. Madonna mia, sei fantastica. Ma no, non è vero. Senti, ma quando il tuo ragazzo ti dice stasera facciamolo dietro perché fa molto bene alla vista, tu ci credi ovviamente, giusto? No, ah, strano. Fatti agli occhiali, vediamo se recupera. Qual è il temperino dell'amore, Tania? Il temperino dell'amore? Il cazzo. Brava! Quella è la mattina. Vabbè, ma c'era quasi però. Eh sì, vabbè, ciao Tania, complimentoni, veramente numero uno proprio. Io, sì, ti amo. Ti salva solo il fatto che sei rossa di capelli, a me quella roba lì manda i pazzi. Cappello verde. Ciao amichina, ciao, grazie per aver giocato Tania, con noi. Ciao. Domani rigiocheremo, sì, 342 41 15 105. Avete letto della tizia che si è ingoiata per sbaglio un AirPod e lo sentite?
sentiva suonare nello stomaco. Che bello, che meraviglia. Ma tu pensa, 25 anni fa, no? Tu hai seduti a un tavolo, una birretta, dici, nel 2021 chissà cosa faremo con la tecnologia. Nel 2021 ha ingoiato un AirPod. No, ma poi scusa, aveva un'aspirina da una parte, è presente quanto è grande un'aspirina, no? È tonda più che altro. Perfetto, dall'altra parte un AirPod. E lei impresa così, era presa dai suoi pensieri e si è ingoiata l'AirPod. Fortunatamente l'ha cacato, dice adesso sta bene. È lo zaino che ha messo nell'occhio che non si capisce. Cioè, è grosso lo zaino. Quando scorreggia fa Spotify, che è molto particolare. Madonna mia, ma veramente. Noi pensavamo, cazzo, ti ricordi cos'era Spazio 1999? Ci immaginavamo nel 99 già di viaggiare con le astronavi. C'è ancora l'appunto diesel, pensa. C'è ancora. No, non c'è sì, più. Sì, no. c'è. Turbo diesel. Puoi entrare da nessuna parte. C'è turbo diesel, c'è. A Milano si può girare col diesel, no? Non lo so, vabbè, non è che ci sono Milano nel mondo, cioè, comunque. Dai, adesso cosa c'è? Cosa c'è fuori da Milano? Comunque una bella notizia, per voi. Sono arrivati Angelo e Lucia di Vipernolo qua a Miami. Sono atterrati adesso. Ma quindi svaligiamo il negozio? Sì, vai che sono okay. Le macchine libere, vai. Che figata, cazzo. Adesso me li godo tutti proprio, che bello. Nel senso, scusa. No, sì, nel senso me li godo. Noi siamo tutti scambisti, non lo sai? Sì, no, siamo. Preferivo non saperlo comunque. Cioè, tra l'altro, immaginare la scena. La cosa bella è che noi ci scambiamo tra mariti e loro tra mogli, capito? Quindi è un incesto. Mi fa schifo uguale. È bellissimo. Io lo ciuccio ad Angelo, Angelo lo ciuccia a Paolo, Paolo lo ciuccia a me. Ma cosa gli fai? Dai Pepe, dammelo Pepe. Noi facciamo il simbolo della Trinacria quando scopriamo. Sì, immagino. Io con Palmiro ho fatto la bandiera del Cagliari. Però condividiamo i filmatini poi su WhatsApp con le mogli e loro. Per farle vomitare. Non coinvolgetemi mai, mi raccomando. Dai, vieni anche tu, fai, bellissimo. Ma no, ma non ci cazzo sono i Ringo Boys. Lascia fare. Vedi Fabio, dai. Tu non capisci niente. Però potremmo cosa? Volevo precisare che a Milano possono ancora circolare i diesel. Insomma, stavamo parlando di seghe fra amici. Ho capito, me appunto. Diciamo qualcosa ogni perché tanto. Devi entrare con papà Francesco? Non lo faccio piano, così almeno se grazie, Puccioni. Grazie. Grazie. È un ragazzino 2025. No, grazie, Paolo. Come se. No. Allora, aspetta, scusa. Bastardo. No. Oh. Doppia scorreggia! Record mondiale, signori! Io voglio l'arbitro che dice 15. Sentite i suoni, po'. Aspetta, a proposito, scusa, ma avete visto la foto, la smentita dell'accusa della Lucarelli? Allora, adesso partiamo dal presupposto che il tizio che ha dato la testata alla cover del telefono è un coglione, perché comunque le testate non si danno in presenza di una donna. Non si minaccia una donna in generale. Per nessun motivo, però lei doveva anche pensare che ci fosse qualcuno che filmava dall'altra parte e si vede chiarissimo che lei ha il telefono in mano, cioè abbastanza distante dal volto, e lui appoggia la fronte sul telefono di lei. Ma ovviamente è un atto di violenza lo stesso. Sì, Marco, però è diverso dal dire mi ha dato una testata, cioè sono due robe diverse. Posso dire una roba? Ha dato una testata. Sì, al telefono. Posso dire una cosa? È sempre una testata. Dai, sulla Lucarelli allora, non si può difendere. Veramente. Esatto, secondo me. Comunque lui si è scusato. Sì. Ah, ok. Cioè però, lui ha ammesso. Poi scusa, se tu non vai a cagare il cazzo alla gente, è un po' come quelli che si lamentano, ma gli squali mordono. E fatti i cazzi tuoi, no, vedi uno squalo non ti tuffare allora, per andare a toccargli la pinna. Non puoi menare i giornalisti a prescindere. Non puoi menare a prescindere. Questo l'abbiamo già detto all'inizio, che lui è un coglione, perché non in generale non si fanno questi gesti però a una donna. Voglio, o vorrei un fare un distinguo. Sì. Vorrei fare un distinguo. Allora, sì. Quella di sabato, cos'era? Sabato scorso. Non lo so, sabato. Sì, credo, sabato. Era forse la 19ª settimana di manifestazioni. Mm. Okay? Nel corso di queste 19 settimane, i giornalisti di un po' di tutte le testate sono andati a intervistare i Novax. Sì. 19 settimane sono tante. Sono 4 mesi. Sì, okay? Sì. Tutti hanno fatto sempre le solite domande e hanno ottenuto sempre le solite risposte, e più che altro hanno ottenuto capate, manate, calci nel culo. Ok. Mm. Allora io, Selvaggio Lucarelli è un personaggio abbastanza famoso in primo piano. Mm-hmm. La mia domanda è: cosa ti spinge ad andare alla 19ª settimana? Cosa pensi di portare a casa? Cioè, un conto se tu vai alla 2ª settimana, pensi di portarti a casa lo scoop, la risposta che nessuno ha dato. Ma se tu vai a una manifestazione di Novax a Milano alla 19ª volta, Roma, quando cazzo Roma. È? Sì. La 19ª volta. Sono d'accordo con te. Cosa ti vuoi portare a casa? Vuoi portarti a casa qualcuno che ti dà una manata, secondo me. Torniamo a ripetere. Questo che non si fa. Esatto, torniamo a ripetere che mettere le mani addosso in generale o anche fare un gesto così è brutto nei confronti di una donna. Poi per il resto, cioè, non è avvenuto nessun danno se non probabilmente la cover del telefonino. Quindi. Che era anche brutta, tra l'altro, perché non era andata Palmieri a comprare la cover da. QWERTY phone. No, ma tu. Ma scusa,
ma tu adesso gli lanci le marchette adesso, non ho capito. Ma vedi che sei un chiarino, mi viene da Fabio. Sorridere tantissimo con questi denti che vorrei mettere posto era da... in diretta, mi ha chiamato proprio prima il Corrado Beretta dentista a Milano. Ho dato una testata alla tavola del soffice qua dietro, gli è rimasto il pepe. Dove l'hai comprata, Marco? No, questa me l'ha regalata un gruppo che si chiama... Come cazzo si chiama, porca? Tavola da surf per pareti. No, dov'è che si trovano le tavole da surf? Scusami, Pippo. Da Mission. Mission in viale Fulvio Testi a Milano. Wow. Sai che ci vuole anche la memoria della Madonna? Figa, ma hai visto come è partito? Perché, allora, Fabio gliela stava servendo, è andato un attimo nel panico, poi si è illuminata la lampadina, c'ha le cartelle lui. Infatti io continuavo ad allungare... Capito? Nella speranza che si accendesse. Pensa da vecchio. Pubblicità. La leggenda c'era uno spirito diabolico. 2 minuti vai, Marco, ci spiace tantissimo che tu non sia in Italia. A me no. Sabato ti perderai un evento devastante con i tamarri all'autodromo di Adria. Che peccato. Solo supercar tipo Ferrari, Porsche, Lamborghini, che ovviamente Massimino e Giovannino ruberanno a fine evento. Capito, scemo di merda? Sì, sì. Perché guardare gli altri che le guidano quando le ho io da guidare, giusto Paolo? Non è così che funziona, ti autoconvinci e poi diventa vero? Non sono più appassionato. Ah, basta. Adesso sono 2 ruote. Ti sei stufato anche della moto d'acqua, magari, che me la lasci? No, non vedo l'ora di tornare. Proprio. Intanto, se vuoi che ti scaldo il motore, figlio di puttana, ma avevi promesso che mi lasciavi le chiavi. Ho quell'immagine lì di io che giro su me stesso davanti a una casa. Continuo. Quando è che arrivi? Così. No, dimmi quando arrivi. Faccio così. Dimmi così quando arrivi. Dimmi quando arrivi, pezzo di merda. Il sapore del sale. Ne compro 6, figlio di puttana, le scoccio tutte insieme. 6 le prendo. 6 con 8000 cavalli, figlio di troia. Devo fare. Ti faccio la scena reale. Arrivi là al tuo posticino dopo quanti mesi ormai? Un anno che non vieni? Più di un anno. Non parti. Non parti. Ti faccio la scena. Pronto, sale, la vai a ritirare, mi fai tagliando. Perché io non sono un barbone che la lascia marcire. E me la rimette a posto. Grazie che sto arrivando lì. Grazie. Sì, certo. Ricordi sto rumore. Io non compro su eBay pezzi di ricambio della moto. Non parte. Sapore del sale, sì, faccio sì. Così su cosa di me. Fai, cosa fai? Cosa fai? Dove vai? Ma dove l'acqua, vai? L'acqua scemo. In faccia. Porca troia, vado a comprarmi una Lamborghini, gli metto il motore fuori bordo. Allora ferma Stefania, perché è già in un centro commerciale. No! Alla Paola, vai! Guarda che in audio sembrava che stessi facendo una cosa bruttina. Ma il video si vedeva che stavo agitando il mio. Sì, la ma urina, noi in questo momento siamo in diretta radio, non siamo sul videino della televisioncina alle 23 sul canale 157. Esatto, ma è per richiamare l'attenzione sul canale 157. Cosa stai bevendo? Ho capito che la gente così stasera ha voglia di vederti mentre ti masturbi. In realtà stai agitando una bottiglia di liquame. Cos'è quella merda lì che bevi? Questa è urina di Pinocchio. Che bello. Era di legno Pinocchio. Come faceva a urinare? Perché era di legno? Perché perdeva tutta l'acqua urinando. Scusate, volevo un attimo affrontare una piaga del... Io no, Marco, voglio fare questo. Che cazzo ancora. Questa è una piaga. Una piaga, volta. Sì, una piaga tua, però. Questa è una piaga che riguarda un po' tutto il nostro bel paese. Sì, va dalla figlia per problemi di salute, al ritorno trova la casa occupata. Cosa c'è? Cosa c'è, Puccione? Che velocità, però. Ti vedo che ti lamenti. Con chi stai parlando? Deficienza. Questo amico immaginario. Con chi stai parlando? Ho visto che ti lamentavi. Cosa c'è? Penso che si parli di case popolari, però. Sì, ma in generale, se guardi. È sempre una casa. Se guardi. Sì, ho capito, però è sempre stato così. Ma com'è? Ma non è giusto. No, allora, aspetta. Una volta, però, prima c'era la musica. Quando si fermava, la gente occupava la casa. Adesso è senza musica. No, allora, io non so se voi seguite il programma Fuori dal Coro, dove hanno proprio una sezione dedicata alla gente a cui. Alle case occupate. No, io guardo Zelig, che è la stessa cosa. Che stronzo.
stronzo che sei. No, però sta no. roba qua del fatto che quando. Ah, ma è una piaga anche per quelli che mettono in affitto le case. Vabbè, è allucinante. Quel tizio che hanno inseguito un miliardo di volte, quel ragazzo che, tra l'altro, ragazzo, insomma, un signore che c'ha anche una bella moto, quindi c'ha i soldi, che non paga l'affitto e ha deciso di non pagare l'affitto. Lui non paga l'affitto, occupa una casa ingiustamente e nessuno lo butta fuori. Ecco, su questo, allora io sono d'accordo che le armi sono pericolose, soprattutto in mano a dei deficienti. E abbiamo comprovato che in America è pieno di persone che hanno dei problemi mentali che non dovrebbero poter accedere alle armi. Però sul discorso proprietà privata, io qui mi sento di difendere la legge americana che tutela la proprietà privata al 1000%. Cioè, il tuo territorio, la tua terra è tua. La questa tua casa è casa mia. La tua casa è tua, io, la paghi sì. tu e non c'è cazzi che te che vengano dal mondo. Se uno mi occupa la casa, io no. entro con la polizia e ti sbatto fuori a calci nel culo. Questa, però, questa la è... cosa allarmante di questa roba qua è che lui non è che dice è andato 3 anni alle Barbados, è tornato, gli avevano occupato la casa. Che comunque non va bene lo stesso. Che io comunque non va bene, però sì. dici, sai, la gente, visto che non rientrava più, ha detto, ma sarà mica abbandonata, entro. No, sembra quasi che il meccanismo sia, allora... Perché questo è andato dalla figlia. Sì, seguono le persone anziane che magari hanno dei problemi e devono essere ricoverate, le seguono, vedono che abbandonano momentaneamente l'abitazione e la occupano. E nessuno fa un cazzo. Oh, ma ragazzi, ma questa... Quando ci sono delle serie agenzie infatti... immobiliari che per anni ti davano la possibilità di fare una telefonata. Allora, questa è una cosa che lo Stato fa finta di non vedere. Sì, ed è colpa dello Stato. Cioè, se succede continuamente in maniera reiterata, vuol dire che... C'è un problema che va risolto. C'è un va problema affrontato, che va risolto. Cioè, la legge va cambiata. Cioè, se c'è una persona che ti entra in casa, i carabinieri devono poter entrare e buttarla fuori subito. Oppure... Cioè, senza aspettare niente. Oppure lasciare che il Far West faccia... Che la decomposizione esatto. faccia il suo corso. Come mi disse una volta un poliziotto, se ti entra uno in casa, mi raccomando, finiscilo. Io ho detto, scusa. Non ci chiamare sì, dopo. Finiscilo, perché altrimenti poi ti trovi in tribunale, è un casino. Invece è così... per quello che vendono questi pezzi di pane molto grandi per fare la scarpetta in casa. No, ma è vero, guarda, veramente la proprietà privata è sacrosanta. Non so se avete visto il film, quello di Tom Cruise, quando vanno alla conquista dell'America e ognuno si ficca la bandiera, partono tutti insieme e ognuno si conquista un pezzo di terra. Probabilmente sta roba gli è rimasta, no? La conquista, la terra è mia, questo appezzamento di terreno è mio. E quindi guai chi te lo tocca. Ed infatti è per quello che negli Stati Uniti costa più la terra della casa. Certo, le case non valgono un cazzo. Tu vendi il terreno, è importante quanto sia grande il tuo terreno. A quanto la fanno al sacco la non terra? Non lo so. No, io ne ho un sacco. Ti dico solo che qua siamo arrivati alla follia. Io sono preoccupatissimo perché io ho pagato la mia casa poco, qualche anno fa, nel 2015, e oggi mi offrono 4 volte tanto. Ma vengono. Ah, ma che è veramente un problema. No, ma scusa, no, il problema. No, non è lì il problema. È l'anticamera dei casini. No, allora, è l'anticamera dei casini perché l'abbiamo già vista sta roba poco prima del 2008. Due, dove cazzo vai poi? Cioè, se vuoi vivere qua, vendi la casa 4 volte tanto, ne devi comprare una che vale sempre poco. Aspetta. La paghi 4 volte tanto. Marco, ti faccio un ragionamento. Non sarà houseboat. Alzare così, visto che la speculazione in quelle zone poi non ne parliamo, non sarà un meccanismo per guadagnare il più possibile, per liberarsi dalle proprietà che tanto poi dovranno crollare in merda per via dei problemi. No, il problema è che durante sta cazzo di pandemia, siccome la Florida è un posto 100% libero, tantissimi vogliono venire a vivere qua, da New York, da Los Angeles. Los Angeles è un disastro atomico, un disastro, cioè la gente non ce la fa più. E quindi vogliono tutti venire a vivere qua. Per un newyorkese comprare una villa, per dire, a 4 milioni è niente, perché tu sai che a New York comprarti un appartamento, un monolocale ti costa 4 milioni, quindi però una villa con la piscina sull'acqua, 4 milioni, dicevo, che cazzo, è niente. Poi guadagnano molto di più i newyorkesi. Si mettono la residenza qua, continuano a lavorare a New York, pagano la metà delle tasse e non si godono la piscina, è furbo newyorkese. No, cazzo. No, la residenza la mettono qui, vivono qua un po', ma lavorano magari da qua, no? Ormai puoi fare tutto a distanza. E quindi aumentano i valori delle case, ma sicuramente ci sarà una crisi, tra un po' scoppia una bolla, ragazzi. Una bolla. Dico solo una cosa. Il problema sono gli allagamenti. No, ma succederà, sai quando? Quando tu, Paolo, deciderai di vendere la tua casa. Lì scoppia la bolla. Sì, esatto. Ricordiamo che casa mia, il costruttore mi ha offerto di più, gli ho detto di no. Pensa allo stronzo. Ma il giorno prima. Il giorno prima, tu hai prenotato per andare a vendere la casa. Il giorno prima è scoppiata. Ma non scherzo, ci sono le agenzie immobiliari che vengono, ti bussano, buongiorno, salve, senti, io le offro 4 volte tanto adesso, qua, cash, subito, firmi. E io le faccio anche una sega, giuro. Sì, io a mia moglie dico, amore,
Amore, vendiamo, affanculo, andiamo a vivere in affitto, chi se ne frega, cioè quando ci ricapita sta roba? E niente, lei non vuole, non vuole, non c'è verso. Vuol vivere Castello sta baracca in Scozia. Bravo. La Scozia non esiste. Castello in Scozia. Come la Scozia no? È un'invenzione dei Kennedy. Bellissima la Scozia. Io Castello subito. In Scozia e faccio il mio whisky. Facciamo fa così. Schifo, c'ho un'idea, Fabio. Allora, siccome io te ci stiamo un po' sul cazzo, prendiamo il castello, lo dividiamo in due. No, prendiamo due castelli su due montagne diverse e ci spariamo. Guerra. E ci facciamo la guerra per 40 anni. Bellissimo. Trovando modi sempre ci nuovi sto. Di farci male. Ci bellissimo. Sto, ci sto. Ma scusa. Però condividiamo lui. No, facciamo così allora. Ranch da qualche. Tipo nello Utah. Montana. Utah. Oh, come si chiama quell'altro posto bello in montagna? Aiuta! Non so. Montana. No, nello Utah. Due ranch ci spariamo con i cannoni della seconda guerra mondiale. Bello, bellissimo. Bello. A distanza. Montana. Facciamo i tunnel uno sotto l'altro. Voglio andare nel Montana. E vai anche Wyoming. Andiamo nel Wyoming. Bellissimo. Montana. Non riesco a scriverlo, mi incasino. Wyoming. Montana. Bellissimo. Montana. Non riesco. Montana cosa? Non sei mai stato. Andare in Montana. Il Maine è bello, c'è tanta bella nebbia. Però c'è il mare lì. Io non voglio. Andiamo nel Montana. Andiamo in Montana. Oh, andiamo. Va bene, andiamo nel Montana. Andiamo nel Montana. Allora. Questo saremo noi tre in macchina se dobbiamo decidere una destinazione. E poi è lontano il Montana. Perché non ci fanno fare l'on the road? Poi Montana cosa c'è? Anna e basta. Anna Montana. È bello, il Montana. La panna bellissimo. Montana. Bellissimo. Vabbè. Anche lo Utah. Lo Utah è stupendo. Però sì, andiamo in Montana. Ci facevano i sacchi con lo Utah. Anna. Un problema, ragazzi. Ci scrivono che lo Utah è bello, ma la gente è una merda. Se sei in pericolo, nessuno ti aiuta. Voglio andare in Montana. Questa era da maestro, era da Herbert. Questa, nessuno ti aiuta. Montana, capito, ma capito? Aiuta, aiuta, aiuta. Era bella, Non c'è niente nel Montana, è un posto di merda. Andiamo, il Montana. No, un'idea. Andiamo in Colorado, che bellissimo. Montana. Colorado è stupendo. No, Colorado ho già dato io. Ho già dato in che senso? Scusa, ho 7 stagioni ho fatto di Colorado, ancora ci devo andare. Ma no, Montana. Il programma di merda, il posto bellissimo. Montana, posto infame. Virginia è bello. Bello, Virginia è bello. Virginia. Se vuoi Virginia. C'è anche il mare, quindi possiamo. Perfetto. Barca, barca galleggiare. Fabio con la barca a casa, vero? Da barbone. Sì, l'houseboat. Andiamo in Montana. Non c'è niente in Montana. Montana! Abbiamo capito. Montana! Abbiamo capito, vabbè, andiamo a vederla e poi se ci piace ci rimaniamo. Facciamo un giro. Va Montana! Sì, va bene, dai, Montana. Noi ci risentiamo domani mentre Paolo ordina una casa in Montana. Ci risentiamo domani alle 2. O stasera alle 23 in televisione per chi ci vuol guardare, siamo veramente molto belli da vedere. Pippo Montana! Esatto, Paolo, ringrazio. Dove vuoi andare? Montana! Grazie a Pippo Palmieri, la Chicca, grazie alla Puccioni, grazie a Lucilla, Johnny Wender, Fabio Alisei! Paolo Noyes! Montana! Sì, hai capito. Ammazzale tutto domani. Ciao. Ciao. Montana.